In una mossa che ha sorpreso e scandalizzato molti, la Fiji Chishi ha recentemente approvato in via definitiva una modifica all'articolo 34 nel codice di giustizia sportiva. Dopo che la Juve è stata punita ingiustamente, cambiano le regole così nessuno potrà più essere punito, in modo da salvare le squadre che hanno fatto gli stessi illeciti. Ascolta tutta la notizia, tutto questo è scandaloso. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo. È gratis. Ma torniamo alla notizia. Questa modifica stabilisce che, affinché una società subisca una penalizzazione in termini di punti in classifica, deve risultare colpevole al termine dei tre gradi di giudizio previsti dal Tribunale dello Sport, dalla Corte Federale d'Appello e infine dal Collegio di Garanzia del CONI. Molti ricorderanno con amarezza come la Juventus, l'anno scorso, abbia subito penalizzazioni prima della conclusione dei tre gradi di giudizio, subendo penalizzazioni di punti che hanno falsato drammaticamente l'andamento del campionato. Uno dei principali argomenti di difesa presentati dalla Juventus in risposta a quelle penalizzazioni riguardava proprio l'assenza di una chiara indicazione normativa riguardo alle penalizzazioni in corso di giudizio. È un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico che una pena possa essere inflitta solo a seguito di una certezza di colpevolezza. Eppure sembra che la Fiji abbia deciso di introdurre questa nuova regola solo dopo le penalizzazioni inflitte alla Juventus. La domanda sorge spontanea: perché ora? In molti vedono in questa decisione una conferma delle accuse rivolte alla FIGC, che cioè sia una federazione guidata da figure anti-Juventus, come sembrerebbero suggerire alcuni profili social dei membri delle istituzioni stesse. Concludendo, abbiamo capito che c'è un sistema contro la Juventus che sfrutta il codice di giustizia sportivo e le sue falle per colpire la Juve. Una volta fatto questo si va a porre rimedio in modo che nessun altro possa venir colpito alla stessa maniera. Cosa ne pensate? Scrivete commissariamo la FIGC in modo da farci sentire e in modo che questa schifo finisca.